Sky, guarda che non ti giudico. Insomma, nonostante le foto apparse sul blog della scuola, credimi, io non ti giudicherò mai. Probabilmente c'è una spiegazione valida. Insomma, eri a casa di Regina in biancheria intima davanti a tutti i ragazzi. Guarda, non ti giudico, volevo farti sapere questo. Scusa, Aya, le mie foto sarebbero sul blog della scuola? Pensavo lo sapessi. Beh, io vado a farmi un giro con le mie amiche, ciao! Non ci credo. Ma allora Regina e le sue amiche sono davvero crudeli? Come hanno potuto fotografarmi e pubblicarmi sul blog scolastico? Sarò lo zimbello di tutta la scuola e Annette quanto ci mette ad arrivare? Non ci posso credere di essere finita in una situazione del genere. Volevo solo partecipare ad un pigiama party, senza problemi. Volevo diventare loro amica e invece mi hanno fatto questo scherzo. Avevano tutto il costume. Ed io mi sono fidata. Siccome non avevo il costume, mi sono messa in biancheria intima. Ma eravamo solo noi ragazze. E poi, a sorpresa, sono arrivati i ragazzi. Magari è stato qualcuno di loro a scattarmi queste foto. Prima di dare la colpa a Regina, devo essere sicura. Ma una cosa è certa, la mia vita a scuola è rovinata. Con che coraggio mi farò ancora vedere in classe dopo che tutti mi hanno vista in mutande e reggiseno? Regina, non pensi di esserci andata giù un po' troppo pesante con Sky? Insomma, pubblicare quelle foto davvero imbarazzanti. Ora le hanno viste tutti gli studenti della scuola, oh poveretta. Se fossi io al suo posto, cambierei scuola, anzi, cambierei stato addirittura. Non potrei sopportare una vergogna del genere. Ora tutti sanno che biancheria intima porta. Era il minimo che potessi fare. Ha baciato il mio ragazzo. Ti correggo, Regina, per correttezza dovresti dire che lui ha baciato lei. Karen, da che parte stai? Non mi contraddire! È lei che ha baciato lui, ok? Che sia chiaro una volta per tutte. E comunque la cosa più grave è che ha rubato il diario delle Barbie. Ma sei certa che sia stata lei? Perché, insomma, non l'abbiamo vista andarsene con il diario. Non l'abbiamo proprio vista andarsene dalla festa. È sparita di punto in bianco, non l'abbiamo più vista. Non mi interessa avere le prove, sono sicura che è stata lei, figurati. Avrà voluto vendicarsi del piccolo scherzetto che le ho fatto. Insomma, l'ho fatta mettere in biancheria intima e poi ho chiamato i ragazzi perché la vedessero così e dai, ovvio che si è voluta vendicare. Regina, non avevo capito che l'avessi fatto apposta. Noi tutte avevamo il costume. In effetti mi sembrava strano che tu non potessi prestarle uno dei tuoi costumi. Che genio, Regina! L'hai fatta mettere in biancheria intima apposta per metterla in imbarazzo con l'arrivo dei ragazzi. Già, e per fortuna sono riuscita a scattarle qualche foto prima che si dileguasse dal mio pigiama party. Che comportamento! Regina, ma non potevi semplicemente chiamarla e chiederle di ridarsi il diario? Per noi è molto importante il diario delle Barbie. Se ce l'ha lei, dovrebbe ridarcelo. Non lo capisci che questa è una dichiarazione di guerra? Ha dichiarato guerra a noi Barbie, rubandoci il diario con tutti i nostri segreti. Ha un'arma molto potente tra le sue mani, Karen, l'hai capito che lei ora ha in mano i nostri segreti? Anche il mio, Regina! Non ci posso credere, è terribile! Nessuno deve sapere il mio segreto, Regina! Ed è proprio per questo che le ho voluto dare quel piccolo avvertimento. Ho pubblicato le sue foto in biancheria intima per farle capire che noi non scherziamo e mettersi contro le Barbie è una pessima idea. Perciò ora le chiederò di ridarci il diario. Sarà più motivata a ridarcelo, altrimenti ne subirà le conseguenze. Quelle foto sono solo l'inizio. Quindi, Regina, è escluso che Sky diventi una di noi ora? Eh? Hai già cambiato idea? Sky non è più una Barbie. Dopo quello che ha fatto, mi pare evidente che Sky non ha alcuna possibilità di entrare a far parte nel nostro gruppo. Certo, lo immaginavo, era solo per essere sicura. Sky, scusa il ritardo. E mi spiace, ho visto il blog della scuola. Oh, beh, fantastico, domani a scuola sarò presa di mira da tutti quanti. Bullizzata da tutti. Oh, me lo merito, non avrei dovuto mettermi in biancheria. L'avevo detto che piuttosto rinunciavo di fare il bagno, ma hanno così tanto insistito. Certo, volevano umiliarti, Sky, e ci sono riuscite con quelle foto. Ma non ti preoccupare, mi sono assicurata
che la smettano di prenderti in giro. Ho fatto le foto ad ogni singola pagina di questo diario, perciò ci ho messo tanto ad arrivare. Annette, non eravamo d'accordo che l'avresti restituito. Dai, ti prego, Annette, non usare i loro segreti. Dobbiamo essere superiori. Beh, non è detto che io li usi immediatamente, ma diciamo che li tengo come garanzia. Garanzia affinché si comportino bene. E poi chi lo dice che sono state loro a pubblicare quelle foto, dai? Non sarai mica così ingenuo, è ovvio che sono state loro a pubblicare quelle foto. E mi pare chiaro che non entrerai mai a far parte delle Barbie. Beh, questo l'avevo capito e poi non voglio entrare più io a far parte di quel gruppo. Dopo quello che ti hanno fatto, Annette, insomma, non sarebbe giusto. Non mi piace come si sono comportate con te e con il tuo amico Dixon, perciò sono io che non voglio più far parte delle Barbie. Oh, grazie, Sky, davvero, questa non me l'aspettavo da te. Cioè, voglio dire, sapevo che ci tenevi così tanto ad entrare nel loro gruppo e non pensavo avresti cambiato idea per me. Hanno bullizzato Dixon solo per il suo orientamento. Non mi pare una cosa da fare. Anzi, non è neanche pensabile una cosa del genere. Io non voglio avere nulla a che fare con un comportamento così. È vero, ci tenevo ad entrare a far parte di un gruppo di ragazze, insomma, ammirate da tutta la scuola, ma non c'è niente da ammirare in loro. Ed è perciò, Annette, che ho una proposta da farti. Che proposta, Sky? Beh, semplicemente dobbiamo creare noi il nostro gruppo. Un gruppo di ragazze che siano realmente ammirate per i loro valori, non come le Barbie. Loro non si sanno comportare, non sono delle vere amiche. Ma noi potremmo fondare i valori del nostro gruppo sull'amicizia e sul comportarsi bene. Oh, ancora, senti qua, ancora meglio. Delle ragazze che non hanno paura di nulla. Semplicemente vogliono essere se stesse. Delle ragazze oltraggiose. Beh, la tua idea mi piace anche perché faremo concorrenza alle Barbie. E se la meritano, non devono più essere l'unico gruppo in voga a scuola. Ora ci siamo noi. Che ne dici di chiamarci le OMG? OMG? Oh my god! No, Outrageous Millennial Girl! Le ragazze oltraggiose, le millennial! Ok, d'accordo, tanto del nome non mi importa nulla. Io voglio solo fare concorrenza a Regina e a quelle sue stupide amiche. D'accordo, ma ora dammi questo diario. Lo riporto a Regina, non è nostro. Beh, tanto ho già fotografato le pagine. Tieni pure, Sky. Oh, Sky, come hai potuto farci questo? Sappiamo che sei stata tu a prendere il diario delle Barbie. Ma Sky, pensavamo fossimo amiche. Ti sei comportata davvero male. Il nostro diario con i nostri segreti. Che cosa vuoi farci, Sky? Regina, scusami, ecco. Non volevo prendere il tuo diario. È stato un terribile errore. Sky, non vorrei mica prenderti la colpa al posto mio. Regina, sono stata io a prendere il tuo diario. Mi ero nascosta nel tuo giardino e mentre stavate organizzando lo scherzo a Sky di pessimo gusto mi sono intrufolata in camera tua e ti ho rubato il diario. Beccati questa! Era Annette che parlava? Sì, è stata Annette a prendere il diario. Allora abbiamo pubblicato quelle foto di Sky per nulla, povera Sky! Stai zitta, Karen! Senti, ridateci quel diario e non vi faremo più nulla. Altrimenti, se non ci ridate quel diario, vuol dire che state dichiarando guerra alle Barbie. Che paura, sto tremando. Regina, io non voglio questo diario e sappi che non l'ho neanche letto. Rispetto i vostri segreti. Sono qui per dirti che te lo voglio riportare. Se parto ora, sei a casa. Posso venire da te, te lo riporto. Ah, d'accordo, allora. Ti aspettiamo qui. Mi raccomando, fai presto. E non perdere quel diario, lo rivoglio. Tutto intero, non rovinarlo. Ovvio, Regina, so che è molto importante per te, ma senti, anch'io ho una cosa importante da chiederti. Quelle foto mie, apparse sul blog della scuola, ecco, sei stata tu a pubblicarle? No, Sky, per chi mi hai preso? Deve essere stato qualche ragazzo che si è intrufolato alla festa. Ti avranno scattato loro quelle foto orrende. Credimi, Sky, sono vicina al tuo dolore. Ti aspettiamo qui. Ciao.
Ok, ti sbagliavi, Annette, non è stata Regina a pubblicare quelle foto. Come immaginavo è stato uno dei ragazzi. Un pessimo scherzo. Ed ora io ne pagherò le conseguenze. Mi prenderanno in giro tutti a scuola. Non crederai mica a quella serpe, a Regina, è chiaro che ti sta mentendo. Comunque, tieni. Non voglio più questo diario, non mi serve, ho già tutte le foto. Oh, Regina, non le hai detto la verità? Perché non le hai detto che le hai pubblicate tu quelle foto? Karen, non si deve sapere, mi raccomando, non dirlo a nessuno. A volte, Karen, mi chiedo dove sia la tua perspicacia. Perspicacia? Cosa? Ah, Karen, devo sempre spiegarti tutto. Noi siamo le buone, non possiamo passare per le cattive e pubblicare le foto di Sky in biancheria intima. È stato un gesto crudele, cattivo. Non è da una Barbie. Ah, giusto, Regina. Allora perché le hai pubblicate? Oh, Karen, basta. Mi sono stancata di spiegare. Oh, là là, guarda, guarda chi c'è. Che cosa ci fai tu qui? Beh, ero preoccupato per te. Se eri preoccupato per lei, dovresti tenere a bada la tua ragazza. Hai visto quelle foto? Beh, ormai le hanno viste tutti. Ho visto quelle foto, ma non è stata Regina. Mi ha assicurato che non è stata lei. Deve essere stato uno dei ragazzi. E credimi, quando lo scoprirò, lo butterò fuori dal nostro gruppo. Nessuno può comportarsi così e definirsi mio amico. Io non voglio avere nulla a che fare con persone così squallide. Un altro tontolone. Beh, io me ne vado, tieni. Bye bye. Sky, ma quello è il diario di Regina, delle Barbie. Le avevo assicurato che non l'avessi preso tu. L'hai preso tu, sul serio? Non l'ho preso io, è stata Annette. Io non ne sapevo nulla. Poi Annette mi ha raccontato quello che le hanno fatto le Barbie. Io non voglio più entrare in quel gruppo. Mi spiace, Vincent, ma non mi rappresentano, non hanno i miei valori. Io credo molto nell'amicizia e nel comportarsi bene con gli amici. E loro non lo stanno facendo, o perlomeno non l'hanno fatto con Annette. Ma che cosa ti ha raccontato Annette? Se è per quella storia del suo amico Dixon, guarda che le Barbie non hanno fatto nulla. Annette ha sempre dato la colpa a loro, ma loro non c'entrano con quello che è successo. Non ne hanno mai saputo nulla di quei volantini appesi sui corridoi della scuola. Insomma, non sono state loro, deve essere stato qualcun altro. Ma Annette ha sempre dato la colpa a loro. Beh, a quanto pare qualcuno qui non dice la verità. Comunque questo diario ora lo riporto a Regina. Sky, aspetta. Che c'è, Vincent? Domani per te sarà una giornata dura a scuola. Perciò ti posso apprendere io domani. Alle 7:30 sono qui. Che cosa? No, non ho bisogno del tuo aiuto. Ma vuole starmi alla larga? Io ho il ragazzo e lui è il ragazzo di Regina. Passa a prendermi qui. Non vuole che io affronti i pettegolezzi di tutti da sola. Beh, devo ammettere che questo è un gesto carino. Regina, Karen, ecco il diario. Scusateci. Beh, Sky, quindi a quanto pare si è trattato di un terribile malinteso. È stata Annette. Pensavamo fossi stata tu e per questo, beh, non volevamo più averti tra noi. Ma ora che il malinteso si è chiarito e sappiamo che è stata Annette, potresti ancora entrare a far parte del nostro gruppo. Davvero, Regina? Lo vogliamo? Ma certo, se non è stata lei a prendere il diario. Ragazze, vi ringrazio, ma non voglio più entrare a far parte del vostro gruppo. Grazie per l'offerta. Che cosa? Sono sotto shock. Nessuno rifiuta di entrare nelle Barbie. È per via di quelle foto. Ti ho detto che non siamo state noi a pubblicarle. Sky, eri in biancheria intima davanti a tutti quei ragazzi. Pensi che nessuno ti abbia fatto una foto? Dai, Sky, perché dai la colpa a noi? Siamo tue amiche. Non è per le foto, anche se domani dovrò affrontare commenti imbarazzanti a scuola. Non è per quello e non so se siete state voi o i ragazzi. Non mi importa neanche più, sinceramente. Il fatto è quello che avete fatto ad Annette.
Mi ha raccontato il suo segreto. Aveva un amico, un migliore amico, Dixon, che non aveva dichiarato al mondo che amava i ragazzi. Non voleva fare coming out. Ma l'avete fatto voi al posto suo, mettendo dei manifesti per tutta la scuola, dicendo che a Dixon piacevano i ragazzi. E quel segreto lo conosceva solo Annette. Perciò è chiaro che Dixon abbia litigato con Annette. E lui, per colpa vostra, ha passato un anno d'inferno. È stato bullizzato da tutti i ragazzi. Questo non si fa e non mi piace. E così ti ha raccontato questo. Non siamo state noi. È quello che mi ha detto anche Vincent prima, ma Annette pensa che siete state voi. Quindi mi spiace, non entrerò nel vostro gruppo. È una cosa che fa star male ad Annette. Ma ho deciso di creare un mio gruppo assieme ad Annette. Quindi ragazze, ci vediamo a scuola. Potete chiamarci le OMG. Sky, sei impazzita? Come osi? Fondare un altro gruppo? Ma questa sta scherzando, questa è guerra! È un gruppo di rivali? Le rivali delle Barbie? Come osa fare una cosa del genere? Nessuno ha mai osato creare un gruppo rivale a noi! Ma Regina, dove vuoi che vadano? Nessuno baderà a quel nuovo gruppo! Tutti vogliono entrare nel gruppo delle Barbie! Non di quel nuovo gruppo, come ha detto che si chiama? OMG! E in quel gruppo chi c'è? Lei e Annette? Oh, davvero di tendenza? Sky deve stare al suo posto! Questo è un affronto! Regina, possiamo parlare? Oh, ma certo, Vincent. Karen, è meglio che tu vada. Ma non dovevamo cenare assieme, Regina? Vai, Karen, aspettami di sotto, dai! Ok, ho capito. Vi lascio la privacy. Volete stare soli soletti? Beh, Vincent, siediti. Regina, prima ho parlato con Sky. Sei stato da lei? Vincent, che cosa ci sta succedendo? Da quando c'è Sky ti sento distante. Regina, Sky avrà bisogno del mio aiuto. Hai visto che cos'è successo? Quelle foto. Oh, sì, parli di quelle foto. E perché avrebbe bisogno del tuo aiuto? Insomma, se l'ha meritato. Chi è che si mette in biancheria intima ad un pigiama party? Te l'ho detto, voleva far colpo su qualche ragazzo e poi va in giro dicendo che ama il suo ragazzo italiano. Certo, come no? È alla ricerca di accalappiarsi qualcuno, te lo dico io. Regina, come puoi parlare così di Sky? Guarda che ha davvero il ragazzo in Italia e a quanto pare lo ama anche molto, me l'ha detto più volte. Beh, allora perché ha bisogno del tuo aiuto? Voglio che mi spieghi questo. Perché lo sai come funzionano le cose a scuola? E dopo quelle foto pubblicate sul blog della scuola, Sky verrà presa in giro da tutti. Sarà lo zimbello della scuola. Già mi immagino i commenti che faranno e io non la lascio sola, Regina. Quindi preparati a vedermi arrivare a scuola con Sky. Volevo essere sincero. Tu cosa, Vincent? Verrai a scuola con Sky? Cosa stai dicendo? Vieni a prendere me di solito. Regina, tu puoi prendere la metro. Sky ha bisogno di me, perciò chiederò al mio autista di fare una piccola deviazione a casa di Sky. Volevo avvisarti che domani non posso a prenderti. Ma io non ci posso credere, mi stai scaricando per lei? Regina, non ti sto scaricando e so che sei buona. E so che non ti dà fastidio se aiuto un'amica, giusto? Ci vediamo domani a scuola e non rimanerci male se mi vedi arrivare con Sky, perché lo sto facendo per lei. Verrà presa in giro, io non la lascio sola neanche un secondo. Ma Vincent, non ci posso credere. Questa è bella. E poi perché io dovrei prendere la metro? Se passa a prendere lei, non può venire a prendere anche me? O forse sono di troppo in macchina con loro? Sky, cos'è successo? Hai detto che dovevi parlarmi di Vincent? Sì, ecco, ha detto che domani mattina passa a prendermi, quindi Annette, non andiamo a scuola assieme, viene a prendermi lui. E che cosa vuole questo ora? Noi due andiamo a scuola assieme. Lo so, ma se n'è andato ancora prima che potessi controbattere. Ha detto che mi vuole proteggere dai bulli della scuola perché domani sarà una giornata difficile per me. Probabilmente non si farà altro che parlare di quelle foto.
foto. Beh, questo lo immagino. Sai, non è poi una cattiva idea farti vedere con Vincent. Vincent è un ragazzo molto popolare a scuola e... beh, lo stanno tutti a sentire, perciò... non è stato poi così stupido a proporti questa cosa. Solo mi chiedo come la prenderà Regina. Semplice, Regina sarà su tutte le furie. Quando le ho detto che avevamo creato il nostro gruppo delle OMG, beh, dovevi vedere la sua faccia, per poco non le veniva un tic. Gliel'hai detto sul serio? Lo sai che nessuno osa mettersi contro le Barbie? Hai avuto fegato, Sky? Beh, è ora di creare un po' di concorrenza a quel gruppetto, no? In fondo, è bello poter scegliere, se c'è solo un gruppo a scuola, che scelta è? Non è una scelta. Vabbè, su questo ti do ragione. Dobbiamo pensare a un po' di cose. Ad esempio, dobbiamo iniziare le selezioni. Perché non possiamo essere solo in due in questo gruppo, Sky. Hai ragione. Dobbiamo buttare giù un po' di idee. Insomma, le Barbie hanno il loro diario. E noi che cosa facciamo? Insomma, deve venirci un'idea per unire il nostro gruppo. Loro sono unite da quel diario e da quei segreti. E noi da che cosa vogliamo essere unite? Sky, prendi carta e penna. Buttiamo giù le regole delle OMG.